This morning, I want to express our grief and condolences to the families of two hostages. One American, Dr. Warren Weinstein, and an Italian, Giovanni Laporto, who were tragically killed in a U.S. counterterrorism operation. Strade e quartiere a volte sembrano offrire delle scorciatoie pericolose. Io e Giovanni eravamo molto simili. Mi ha raccontato del fatto che da molto giovane voleva andare via. Non poteva appartenere a Brancaccio come non poteva appartenere ad un solo luogo. Lui era in Pakistan anche durante una terribile alluvione e diede prova della sua dote più bella, l'empatia. Mio figlio da lì incominciò a nutrire questo sentimento per fare il cooperante. Giovanni svolgeva la mansione di logista. Il logista si occupa di procurare coperte, kitchen set a circa 9.000 famiglie. Da Islamabad viene subito trasferito a Multan e dopo 2 giorni viene rapito. Questo caso per me è stato uno dei più difficili proprio per il silenzio totale da parte dei rapitori, insomma. Ma stiamo parlando di un ragazzo che è morto. Quello che non capisco, sinceramente, dal profondo del cuore, è la strumentalizzazione politica. È naturale che si debba fare chiarezza su come si utilizzano i droni, sulla discussione. Io ho parlato ieri con la signora Laporto e ho sentito il dolore di una mamma e le garantisco che è un'esperienza che fa male in modo atroce, ma è naturale che possa accadere qualcosa di drammatico quando si è in Afghanistan. Perché lo hanno ammazzato, mio figlio? Perché è morto? Perché non l'hanno fatto tornare?